about 80 years since the last exhibition of his work, Villa Bardini in Florence pays homage to Vincenzo Cabianca, a 19th century painter from Verona that was part of the Florentine movement of the Macchiaioli. Questi pittori che nel momento in cui dipingono paesaggi sono chiamati a dare prova del loro grande valore artistico, però a un certo momento c'è questa semplificazione, per cui danno una nuova interpretazione umanistica in chiave sociale a questo tipo di problema, e innamorandosi del paesaggio però ci mettono dentro il porco, la lavandaia, il botro, i sassi, la semplicità, la macchia di sole che ha più energia di quella che può essere data invece da un elemento di ricchezza, da qualche cosa che sia stato prodotto dall'uomo, dalla sua civiltà. La mostra è in gran parte inedita e sono inediti i raffronti con le opere degli altri artisti del gruppo Macchiaiolo e, come dire, forse è peculiare proprio di questa iniziativa la presenza di due dipinti che mi piace ricordare. Uno è Al sole e l'altro, che viene esposto per la prima volta, sono I marmi a Carrara Marina, opera di una straordinaria sintesi formale che è datata a 1861, una data veramente importante e chiave nel percorso non solo di Cabianca ma dell'intero movimento macchiaiolo e dell'arte nazionale italiana. From Villa Bardini, Chiara Valentini, C10.